Sono passati 5 secoli dalla cantarella di Lucrezia Borgia, appena 30 anni, dal cianuro nel caffè di Michele Sindona, ma il veleno, l'arma invisibile che Agatha Christie fa usare in 70 diverse declinazioni dai suoi assassini letterari, rimane lo spettro e il cliché più diffuso nella guerra delle spie. E con le moderne varianti radioattive, come il polonio, che contaminò la tazzina dell'ex KGB Litvinenko in un bar di Londra, semina il terrore solo a nominarlo. Ed è proprio quest'arma invisibile ad aver ucciso Jong Nam della dinastia dei Kim, dittatori da 3 generazioni della Corea del Nord. Il fuggiasco, il dissidente, l'esiliato fratello maggiore, cresciuto in Svizzera e influenzato dalle aperture di successo dell'economia cinese. Cosa sia stato usato per ucciderlo, c'è chi azzarda gas nervino, ancora non è noto. Nel modo in cui glielo abbiano somministrato, forse in forma liquida, attraverso un fazzoletto premuto sul viso, Pyongyang non autorizza l'autopsia. Le autorità malesi non rilasciano il corpo e questo cadavere, risultato di tanti misteri, non è ancora in grado di rivelarli. Ma la Corea del Nord è maestra in materia, certo non l'unico paese ad attuare questi metodi, ma la pervicacia e la specializzazione dei suoi sicari, soprattutto giovani donne, sono note. Le dittature, d'altronde, questo è la Corea del Nord, si sottraggono per definizione a regole di trasparenza, vivono nel complotto e nel suo terrore e hanno solo nemici. Il nemico principale sono i dissidenti, come l'attivista di Seul che nel 2011 era riuscito a far arrivare nel regime del nord della penisola coreana volantini e opuscoli sui diritti umani. La scampò grazie all'arresto del suo killer, pronto con 2 penne cariche di microproiettili a iniettarli tossine mortali. Commandosi rapitori con mini sottomarini che catturano stranieri per costringerli ad insegnare lingua, usi e costumi alle spie di Pyongyang, da infiltrare poi nei diversi paesi, dall'estremo oriente all'occidente. Si narra anche di giovani artiste rapite per il sollazzo del dittatore al potere. Poi ci sono gli attentati con ordigni esplosivi e gruppi di fuoco per uccidere i leader dei paesi ostili. Ma la leggenda delle donne addestrate ad uccidere e pronte a suicidarsi con una pillola di cianuro trova da tempo riscontro in numerosi episodi. E quello dell'omicidio di Kim Jong-nam è solo l'ultimo e il più clamoroso. Ancora avvolto nel mistero delle tante tonalità di giallo, come è stato ucciso, chi componeva il comando, 3 persone sono state arrestate e la caccia continua. Sono davvero morte le 2 sicarie? E come? Solo sul mandante nessuno ha dubbi e sul perché. Kim Jong-nam, esiliato in Cina, viaggiava molto, faceva affari e criticava pubblicamente il governo del fratello dittatore. Era protetto dalle autorità cinesi, che lui ammirava per il riformismo economico che avrebbe voluto applicare alla sua patria d'origine. Forse più che protetto, anche incoraggiato, e la sua morte potrebbe essere un segnale ad altri. Abbiamo collegato con noi telefonicamente il vice direttore di Eurasia News, Utkin. Buonasera Utkin. Buonasera. Allora, un omicidio eccellente che sembra avere una firma chiara. Diciamo, è molto difficile commentare notizie della Corea del Nord, che sappiamo che è molto chiusa. E quindi l'unico contatto che ho avuto quando all'Expo hanno fatto pure lo stand coreani del Nord, e avevano francobolli e cartoline più economici di tutto l'Expo. E cosa è successo? Anche voi avete nel vostro servizio avete detto che non si sa come è stato ammazzato con gas nervino o con aghi o con non so cosa sia. Collegare questa storia con altra storia vecchia di Litvinenko, dove c'entrava anche Italia con Scaramella eccetera, non saprete collegare, solo che mi ricordo rimanenza di questa storia è quella di Litvinenko, che la persona che è stata accusata, anzi 2 persone, uno è deputato della Duma della Russia, ma gli inglesi che lo hanno accusato sono andati a Mosca i giudici portando le loro macchine della verità e hanno fatto il test e che è risultato negativo, nel senso come raccontava quel colpevole per inglesi, innocente per i russi, il test sulla macchina di verità era passato al 100%, quindi adesso abbiamo iniziato, diciamo, mettere tutti i
come supereroi molto più di quelli 007 del film, perché uno passa a macchina di verità al 100%, Putin influenza risultati elettorali nel tutto il mondo, quindi dopo l'America aspettiamo adesso Francia, Germania e forse anche Italia, allora visto che già sentito di 4 mesi di che hanno spiato di Ministero dell'Esteri, non so cosa aspettare. Diciamo, quella era una licenza letteraria della Martini, l'aver parlato di spie e veleni, ed è un quadro nel quale anche il caso Litvinenko si aggrega, ma andando invece più direttamente in Corea del Nord, al di là di questo caso possiamo parlare di quello invece che rappresenta la Corea del Nord di Kim Jong-un in questo momento, e l'ultimo test missilistico e le reazioni americane, nonché ovviamente giapponesi, l'appello dell'ONU. Questo ovviamente preoccupa, anche se io personalmente come persona non credo che tutti i suoi test andranno oltre di un po' fare un po' cosa mediatica, sfamertare il mondo, ma cioè, minimamente non darei anche 1% che poi vanno contro qualche paese nemico per Nord Corea, quindi Sud Corea o gli Stati Uniti. Cioè, da qua arrivare a questo che colpiscano qualcuno, cioè io non penserei minimamente. Provocazioni, azioni dimostrative quindi? Sì, per me sì. Anche comunque penso che soprattutto quelli vicini danno un bel fastidio, questo sì, ma più dimostrative non li considero. Benissimo, la ringrazio Utkin, buona serata, grazie mille. Azzolina, cosa ne pensa? Sicuramente se si guarda la tempistica del nuovo test missilistico è facile notare come sia il primo test che avviene dopo l'insediamento di Trump alla presidenza. Se non sbaglio era presente quel giorno proprio il premier giapponese. Quindi insomma c'era appunto proprio la volontà di testare quello che magari poteva essere un nuovo atteggiamento dell'amministrazione americana nei confronti del regime nordcoreano. Una reazione c'è stata, perché di fatto è stato convocato il Consiglio di Sicurezza. Il dato politico qual è? Che a differenza del 2016, quando si arrivò ad una convergenza nell'ambito del Consiglio di Sicurezza e quindi ci furono delle sanzioni per la prima volta con la partecipazione anche della Cina, questa volta si è andato oltre una dichiarazione di condanna. Anche se all'unanimità è sempre con il voto favorevole della Cina, che assolutamente è importante. Benissimo, chiudiamo qui prima serata e diamo spazio a Stella Striscia, che nell'anticipazione di Maria Luisa Rossi Hawkins che abbiamo sentito all'inizio di prima serata ci parlerà evidentemente delle ultime tegole che si sono battute sul presidente Trump, sempre il discorso anche sull'immigrazione e tutte le notizie che giungono dagli Stati Uniti. La linea a Maria Luisa Rossi Hawkins per Stella Striscia.